Una storia lunga 25 anni, raccontata in poco più di 200 pagine. Ci sono cose note e più, e curiosità che solo chi le ha vissute poteva mettere nero su bianco. È il volume con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha voluto raccogliere e documentare l'attività svolta dalla sua nascita. Era infatti il 1992 quando, in applicazione della legge Amato, voluta fortemente da Ciampi, all'epoca governatore della Banca d'Italia, è stata attuata la separazione tra l'attività creditizia rimasta in capo alla Cassa di Risparmio di Perugia e quella di beneficenza e sostegno alle attività socioculturali che ha portato all'istituzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il volume, arricchito di una ricca galleria fotografica che offre uno spaccato delle iniziative realizzate e delle numerosissime persone che nel corso degli anni sono state coinvolte nell'attività istituzionale dell'ente e nella vita del territorio, è stato presentato ieri a Palazzo Graziani. Un momento di incontro durante il quale è stato proiettato anche un filmato sulla storia della fondazione, organizzato per ricordare e condividere l'evoluzione di una realtà che, grazie a un grande ed impegnativo lavoro di squadra, oggi può essere annoverata a pieno titolo tra le principali fondazioni di origine bancaria in Italia. A guidare l'imponente macchina della fondazione fin dall'inizio è stato Carlo Colaiacovo, presidente per oltre un ventennio, che quest'anno, scaduto il mandato, ha lasciato l'incarico al successore Giampiero Bianconi, per poi ricevere la nomina di presidente onorario. Basta scorrere le pagine, il libro è così una storia in pillole della fondazione, ma si rivela anche un racconto dell'Umbria negli ultimi 3 decenni.